Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Terraria. Il motivo per cui ho voluto postare questo video un po' in collisione con la serie è che, essendo la prima volta che sono riuscito a battere il Mullor da solo, volevo postare il video il prima possibile, altrimenti sarebbe finito sicuramente in qualche cartella sperduta e morto lì. Ovviamente questo video è anche uno spoiler della serie, di cui ho postato solamente un episodio e che continuerà nei prossimi giorni. Come strategia, se di strategia possiamo parlare, oltre alla casetta di cui vi parlerò poi, bisogna prestare attenzione a eliminare il quanto più in simultanea possibile i tre occhi, due sulle mani e quello sulla testa. Principalmente, al di là di quello che faccio nel video, andrebbe mirato soltanto l'occhio superiore, in quanto quei due lati tra i laser e il drago perdono molta più vita, stanno aperti per più tempo rispetto all'occhio quello in alto, quindi bisogna per lo più mirare con il nostro personaggio soltanto l'occhio superiore, e bisogna gestire, quando le due mani rimangono con poca energia, togliere il drago e spostare magari i laser per fare in modo di controllare meglio l'energia di tutte e tre e farli schiattare praticamente il più ravvicinati possibile. Perché questo? Perché altrimenti il Mullord inizierà a generare degli attacchi più potenti in anticipo, quindi se rimarremo in quello status per troppo tempo andremo a perdere e non ce la facciamo più. Come pozioni devo dire che non ne ho usate molte, ho usato soltanto la zuppa, quella che dà più 8 difesa, e la pozione che rende meno aggressivi i nemici, ma effettivamente non so neanche se funziona con i boss. Come item, oltre a trovarli al lato, ho cercato di riforgiarli il più possibile con più 4 difesa. Questa strategia e la forma della casetta li ho visti sul canale di Gmet, che è un canale YouTube che tratta di Terraria italiano, davvero ben fatto, che vi consiglio anche di visitare, ma sicuramente lo conoscerete. E da un suo video ho preso appunto questa casetta con il miele, la lanterna eccetera, per poter battere il Mullord. Infatti non sapevo nemmeno che alcuni attacchi del Mullord potessero essere parati dalle mura. Avevo già battuto il Mullord in cooperativa, quindi non staremo a parlare del drop. Quindi per oggi è tutto, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.